I Nirvana, una band che partendo da Seattle ha fatto conoscere il grunge in tutto il mondo. Alla fine di ogni concerto una chitarra come questa veniva spaccata sul palco. Andiamo a conoscere i Fango e il loro grunge. Ciao Dennis, oggi incontriamo i Fango. Come nasce questo nome? Allora, ascoltando le prove dalla cassettina, sentivamo che il suono era pastoso, insomma, sembrava appunto di camminare nel fango. E da lì? E da lì il fango. E il vostro gruppo come si è costituito? E quando? Beh, prima c'erano lui, il bassista che oggi non c'è qua, e il batterista, il primo batterista che avevamo. E praticamente mi hanno chiamato per dargli una mano ad arrangiare dei pezzi e poi sono rimasto con loro e siamo andati avanti così. Poi abbiamo cambiato un po' di batteristi, che sono un pochino matti i batteristi, e adesso siamo qua. Quali sono le influenze musicali che hanno caratterizzato e che caratterizzano la musica dei Fango? Nirvana, Sonic Youth, Mark Lanegan, i Caius, l'influenza suina, di Queens of the Stone Age, il teatro degli orrori, anche secondo me un pochino i Verdena. Quali sono i progetti futuri per i Fango? Allora, praticamente dovremo finire un disco, cioè far uscire un disco che si intitola Nel buio, composto di 11 pezzi inediti, che abbiamo cominciato a registrare 2 anni fa con il primo batterista. È avuto una storia difficilissima, l'abbiamo finito quest'anno. Appena prima di andare di nuovo in studio a Lives da Carmelo Giacchino, un nostro grande amico che ha lo studio No Ego, e abbiamo registrato 4 pezzi con la nuova formazione, e questi 4 pezzi dovrebbero finire probabilmente, se riusciamo, su un vinile, e poi probabilmente useremo questi altri 4 pezzi con le canzoni nuove che registreremo quest'anno per fare un altro disco. Poi vabbè, suonare in giro più che possiamo e cercare di star bene. Come mai Fango hanno deciso di partecipare a Live? Ce l'hanno chiesto. Vi sembra una bella opportunità, una bella vetrina? Sì, sì, sì. Puoi suonare, è sempre bello. Sempre, comunque. Era anche ora, secondo me, che succedesse qualcosa intorno a tutta la musica che c'è in Trentino, e la musica qualitativamente è sempre stata buona. I Fango sono rock allo stato puro, un muro di suono che ti travolge. I tecnici audio hanno curato l'equalizzazione, alziamo un po' i bassi per risaltare il subwoofer, togliamo il mute, il master, alzatelo voi, è giusto il momento del prossimo live. Con il loro grunge dalla luna è il momento del Fango. Yeah.
Fango, un gruppo di montagna. Uno canta e gli altri fa i cori.